permettait-il à nommer tout immigrant qui est traversant une situation difficile, situation qui tend à persino à priver de la notre dignité humaine qui est si cara et sur qui poja toute la valeur humaine, à priver pour inviarvi i miei saluti i più rispettosi e cordiali. Cari cittadini del mondo, cari europei, la cultura africana in generale e in particolare quella della regione da cui provengo ci educa all'umiltà. Sono imbarazzato di parlare di me stesso, ma la circostanza che ci unisce mi costringe a provare perché leggo nei vostri volti tutta la curiosità di sapere di più sui migranti e perché non della mia modesta persona. Infatti, in effetti, io sono Barry Mamadou Alpha, sono nato il 26 giugno 1992 a Touguine, in una région administrative del Labé, sono dell'etnia Fula. Nel 2018 ho conseguito un laureato in metodici informatici applicati alla gestione dell'aziendale. Dal 2015 al 2016 sono stato formatore di informatici di base e responsabile della manutenzione presso Aentec, assistenza nuove tecnologie. Dal 2016 al 2018 sono stato responsabile IT presso Solar Magic Internazionale. Sono entrato in Italia nel 2018, il 17 marzo. L'immigrazione illegale è un fenomeno del nostro tempo che colpisce la maggior parte dei paesi sottosviluppati. Ma avanti, dobbiamo ricordare che sin dall'alba dei tempi, l'uomo dalla sua nascita non ha cessato di manifestare la necessità di muoversi. In Africa, come in tutti gli altri paesi sottosviluppati, agli altri continenti, le cose che costringono ad immigrare clandestinamente rischiando non con un cuore allegro la propria vita sono stesi, ma mantenendo la loro diversità. Questi includono i conflitti armati, carestia, la crescente rete di contrabbandieri, la povertà, l'oppressione politica, la pressione sociale e familiare, l'emissione dei visti a breve termine, mancanza di occupazione, il non rispetto delle leggi da parte del partito al potere, l'inesistenza dell'alternanza al potere, la cattiva gestione della cosa pubblica che apre via alla disperazione. Cari europei, è con il cuore che ho l'intenzione di rintracciare per alcuni e ricordare per gli altri il percorso dei migranti in Africa, vero percorso ad ostacoli. Infatti, prima di tutti, nelle stazioni degli autobus, i conducenti e gli apprendisti, gli spedizionieri, i trasporti di bagagli cercano costantemente di ingannarci per recuperare i soldi e persino per cucire i nostri bagagli per impossessarsene senza alcun diritto di resistere. Ai confini dei diversi paesi di transito, polizia e militari ti derubano tutti i tuoi soldi e beni, telefoni e tutti gli altri oggetti preziosi. Nel deserto, se sei
c'est fortunato, c'est caricato un veicolo in buona condizione. Se sei sfortunato, molto spesso ti guidano in un veicolo apparentemente in buona condizione, ma che sfortunatamente non portano un motore e solo dopo averlo pagato te ne accorgi. O nel peggiore dei casi, si entra in veicoli le cui gomme possono scoppiare in qualsiasi momento durante la traversata. Quando i pneumatici del veicolo sono infondati nella sabbia in deserto, siete tutti costretti a saltare scendere prima che il veicolo si spegna, sollevarlo, spegnerlo. E se hai la sfortuna che il veicolo si spegne, sarà vittima di incantesimi come i selvaggi, come schiavi sotto gli ordini del padrone, degli schiavi. Quindi le conseguenze più sfortunate dell'immigrazione clandestina sono la tratta di persone e il traffico dei migranti. Inoltre, ricordo una frase che è stata spesso pronunciata dall'arabo che ci ha mandato da Agadez a Libia. Cito: così tanto che Dio non vi ama, vi ha bruciato prima della vostra morte. Ecco perché siete neri. E se noi vi cacceremo, andrà contro la volontà di Dio. Fine di citazione. Quel giorno, quei conducenti che fanno traffico nel deserto ci hanno abbandonato nel cuore del deserto per 20 giorni. Due giorni venivamo a chiedere soldi, poi mandarci biscotti e taniche di 20 litri di acqua. Se venivano la notte, costringevano le donne a fare il sesso contro loro volontà. Dopo tutte queste sofferenze, si è tentati di pensare che sia al fine della prova. Ma questo corso inumano è un'eterna ricomincia della galera della traversata. Si stanno mandando in Libia danno i loro contatti telefonici e ci tengono nelle prigioni private. In questo carcere ci viene chiesto di pagare un somma che varia tra 450 euro e 1250 euro. Tale importo varia in base alla durata del pagamento. Poi a lungo si rimane in carcere senza paga, poi più si paga di più per sottoporsi ai trattamenti più inumani e degradanti sulla base giornaliera. Sappiamo tutti che queste pratiche sono proibite da strumenti giuridici internazionali. E quando le carceri sono piene, e l'arabo è convinto che ci sono immigrati in carcere che non riescono a pagare la loro quota di banconote, vengono a portarti al lavoro forzato nei campi per dare spazio ai nuovi arrivati nella prigione. E quelli riescono a uscire da queste prigioni con la forza delle cose, hanno solo desiderio di essere lontano di queste malvagi, ma soprattutto senza cuore o ragione. Per questo il modo più sicuro è il Mediterraneo, perché volendo ritornare nel tuo paese di origine, sono le stesse persone malvagie, trafficanti, che devono riportarsi su Agadez o Algeria. Quindi comprendi la nostra preferenza per
une marée méditerranée. Sur la Méditerranée, le stress est libre. Quale atteggiamento adotteranno i guardisti costieri? Presenteremo il rispetto per la persona umana e la sua dignità come sostenuto dai testi europei o sosterranno a difendere i confini contro il freddo in mare aperta e ranchiato come un pesce in una scatola di sardine. Abbiamo gli occhi rivolti verso il cielo. Arrivando nella società italiana, tutte non rosse, anche per noi intellettuali che possono ancora portare molto all'economia italiana, all'economia europea. Difficoltà in Italia ne incontriamo. Queste sono le difficoltà di assumersi, difficoltà di integrarsi, difficoltà di chi si riferiscono al comportamento irresponsabile di alcuni migranti. In effetti, parlando delle difficoltà di assumersi e di integrarsi, non è facile per i migranti che non hanno mai studiato nel loro paese di origine se gli viene detto di mandare a scuola. Per loro non è facile di entrare in classe. Pensano che gli studi è per i bambini. Per quanto riguarda il comportamento di alcuni migranti, il comportamento indegno e inconscio di una minoranza di migranti rende difficile ad altri assumersi la responsabilità. Pensano che gli italiani li vedono tutti con un occhio malvagio, che sono tutti considerati mendicanti, tossicodipendenti, scarsamente istruiti o inconscienti. È necessario sottolineare il comportamento di alcuni italiani che giudicano tutti i migranti in base al cattivo comportamento della minoranza, causando così un ritiro rendendo difficile l'integrazione. A queste difficoltà è necessario aggiungere la difficoltà, lo stress che accompagna il conseguimento dei documenti di soggiorno con un lungo attesa che va da sei mesi a 2 anni e mezzo, un'ansia e un'incertezza che non dice il suo nome. Infine, la mancanza di informazione, educazione immediata sulle leggi e le regole della società italiana, il diritto e il dovere dei migranti nei centri di accoglienza, veniamo da lontano, da molto lontano.